Buongiorno, benvenuti all'odierna seduta di Question Time. Ricordo che le interrogazioni scritte all'ordine del giorno dell'odierna seduta verranno discusse per omogeneità di materia e che ai sensi dell'articolo 129 del regolamento interno il consigliere proponente può illustrare l'interrogazione per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della Giunta per non più di 3 minuti. Successivamente l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha il diritto di replica per non più di 2 minuti. Passiamo subito all'interrogazione del registro generale 274/2 aventi ad oggetto fondo destinato alla realizzazione di investimenti riguardanti il termovalorizzatore di Acerra, come richiesto con decreto dirigenziale 248 del 27 luglio 2022 a firma della consigliera Vittoria Lettieri. A lei concedo la parola per un'illustrazione di 1 minuto. Prego, collega. Grazie, Presidente. Allora, alla luce del recente atto consiliare che apposta 27 milioni per la rifunzionalizzazione e l'adeguamento dell'impianto e poiché il decreto dirigenziale ha destato preoccupazione giustamente per le parole quarta linea, alla quale la cittadinanza tutta e me compresa siamo contrari, interrogo al fine di sapere quali sono gli interventi che si intendono realizzare con questo fondo di 27 milioni. Grazie. Grazie. Concedo la parola al vicepresidente della Giunta regionale Fulvio Bonavitacola, che ha il diritto di risposta per 3 minuti. Prego, assessore. Sì, buongiorno, Presidente. La questione è stata sollevata in occasione di una delibera di assestamento di bilancio. Questa delibera di assestamento di bilancio regionale ha preso atto di un dato ovviamente positivo, cioè che l'aumento del prezzo dell'energia, che da un lato è una partita molto negativa perché significa incremento dei costi per la gestione degli impianti, nell'unico caso nel quale noi siamo indirettamente produttori e quindi venditori, ci ha avvantaggiato perché ha consentito un maggiore introito per la vendita dell'energia prodotta dal termovalorizzatore di Acerra. Questo maggiore introito, che non sarà ovviamente stabile perché il mercato è particolarmente fluttuante, già per l'anno in corso le tendenze, direi fortunatamente per ragioni di economia generale, dimostrano che ci sarà un calo di questi costi. È evidente che però nel caso specifico noi ne siamo risultati avvantaggiati e quindi è stata prevista un'entrata che non era stata precedentemente inclusa in bilancio preventivo. Questa entrata consente di costituire un fondo vincolato di 27 milioni, ma questo fondo poi potrà essere alimentato anche per il futuro e su questo si è generato un grande equivoco, nel senso che una precedente determina dirigenziale aveva fatto riferimento ai possibili utilizzi di questo fondo, che erano ammodernamento e manutenzione dell'impianto e in futuro anche una quarta linea. Naturalmente quella previsione nel caso specifico non poteva che riferirsi alla manutenzione e all'ammodernamento. Una quarta linea richiede centinaia di milioni di euro, non si fa con 27 milioni, e successivamente una nota della stessa direzione, cioè lo stesso autore di quella precedente determina, quindi siamo nel campo della interpretazione autentica, ha chiarito che questi 27 milioni saranno destinati, io vorrei leggere testualmente, a interventi di ammodernamento e rifunzionalizzazione dell'installazione oggi esistente, quindi parliamo di quello che c'è. In chiave meramente prospettica è stato previsto che in futuro tale fondo possa essere utilizzato anche per la realizzazione di una quarta linea, anche se l'attuale dotazione pari a 27 milioni di euro è del tutto inadeguata allo scopo.
È davvero superfluo evidenziare che un'eventuale futura quarta linea, al momento priva di copertura finanziaria, sarebbe esclusivamente destinata a una mera funzione di supplenza in caso di avaria e o fermo manutentivo delle linee esistenti, escludendosi categoricamente incrementi dei quantitativi di rifiuti trattati presso il termovalorizzatore di Acerra. Quindi è nata una discussione, diciamo, doppiamente artefatta. La prima, che i 27 milioni fossero destinati alla quarta linea, e non è vero. La seconda, che in futuro la quarta linea potesse determinare un incremento dei rifiuti trattati presso il termovalorizzatore. E questo è ancora meno vero. Ma al di là delle dichiarazioni, che possono lasciare il tempo che trovano, ci sono i fatti. Primo fatto, il piano di gestione dei rifiuti vigente in Campania non prevede incrementi di trattamento presso il termovalorizzatore di Acerra. L'AIA vigente e quella in corso di autorizzazione non prevedono incrementi di trattamento dei rifiuti al termovalorizzatore di Acerra. Gli indirizzi che la Giunta regionale ha fornito per l'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti non prevede incrementi di trattamento dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra. I nostri atti di adeguamento degli STIR, che sono gli impianti strumentali intermedi, puntano a migliorare la capacità degli impianti STIR di selezionare la frazione secca per diminuire i rifiuti conferiti ad Acerra, non per aumentarli. Quindi, diciamo, di che parliamo? I fatti sono fatti, poi noi non siamo in grado di replicare sui fantasmi che si agitano, perché i fantasmi sfuggono alle nostre attenzioni e anche alle nostre regolazioni. Noi facciamo gli amministratori e rispondiamo dei fatti. I fatti sono questi. Il piano di gestione dei rifiuti è vincolante per la grande impiantistica e se dovesse essere cambiato, questo cambiamento avverrà in quest'Aula. L'amministrazione in carica non è per questo cambiamento. E quindi il problema che si agita, e cioè che questa quarta linea possa essere l'occasione per incrementare i rifiuti, si agita male, cioè non ha fondamento, perché è una decisione che dovrebbe prendere il Consiglio regionale e che il Consiglio regionale non prenderà. Questa è semplicemente un'azione prudente perché l'impianto si avvia ad essere diciamo, abbastanza usurato, perché ormai fra poco arriveremo a 20 anni, l'amministrazione in carica si pone un problema di responsabilità. Noi non facciamo come quelli che c'erano prima, che si giravano da un'altra parte. Perché quando ti giri da un'altra parte i problemi li dovrà venire ad affrontare qualcun altro. Noi invece i problemi li affrontiamo noi, anche quelli che verranno dopo di noi, perché vogliamo lasciare una Campania in mani sicure, con un'impiantistica adeguata che non ci fa tornare al passato. E quindi preoccuparsi in termini di ingegneria meccanica, non di amministrazione, ma di ingegneria meccanica, che un impianto così sofisticato possa avere bisogno di una linea di supplenza, perché una delle tre linee dopo tanti anni si può fermare, è un'azione non legittima, direi doverosa. Se questo dovesse essere contestato sul piano tecnico, che qualcuno dirà non c'è bisogno che queste linee funzioneranno per i prossimi 100 anni al massimo, saremo noi contenti, ci toglieremo un pensiero, poiché i tecnici, quindi non gli amministratori, ci dicono che in letteratura scientifica questo non è possibile, perché qualunque impianto è sottoposto a un'usura e ai rischi anche di guasti, noi stiamo cercando di prevedere, ma non è un tema attuale, della quarta linea al momento non è all'ordine del giorno, di prevedere in futuro adeguate azioni che mettono sempre al massimo, alla massima sicurezza possibile la gestione del ciclo dei rifiuti nella nostra regione. Grazie. Concedo la parola alla consigliera Lettieri, che ha il diritto di replica per 2 minuti. Prego, collega.
Allora, Assessore, ribadito che 27 milioni serviranno all'ammodernamento, all'adeguamento, alla rifunzionalizzazione dell'impianto, che ben venga, perché ovviamente non possiamo rischiare di avere un impianto sul nostro territorio che già esiste e che non sia perfettamente funzionante. Io ovviamente continuerò a chiedere quali sono le attività concrete che metteremo in campo, che metterete in campo per realizzare questi interventi. Mi aspetto ovviamente una pianificazione anche in un'ottica di trasparenza e di chiarezza per i cittadini, però io qualche cosa sulla quarta linea e qualche specificazione la voglio fare. Cioè, la quarta linea ci terrorizza anche solo come ipotesi, anche come ruota di scorta e anche perché effettivamente non ci basta la previsione che non aumenti il carico, perché l'obiettivo dichiarato della Regione Campania è quello di un'economia circolare, è quello di un piano strategico di gestione dei rifiuti. E allora, se proprio serve una ruota di scorta perché l'impianto deve essere manutenuto, ovviamente deve essere la terza linea già esistente, quella deputata a questa attività. Una quarta linea non serve, servono piuttosto delle azioni che siano in grado di diminuire il carico di combustibile apportato al termovalorizzatore. Cioè, la situazione è veramente seria. Noi abbiamo già dato, e proprio per questo presento anche la successiva interrogazione, perché la Regione Campania effettivamente qualcosa alla nostra cittadinanza lo deve, e deve in particolare l'esecuzione di due sentenze del TAR, una del 2021 e una del 2022, che appunto sono in tema di bonifica, e quindi io interrogo per sapere a che punto siamo da questo punto di vista. E poi, proprio perché la soluzione da attuare è un piano strategico di gestione dei rifiuti, ovviamente chiedo anche quali azioni l'amministrazione regionale intende adottare per implementare la raccolta differenziata nei comuni dove è ferma. Cioè, prima fra tutti, io parlo senza peli sulla lingua, non si può pensare che il capoluogo di provincia di questa regione non faccia la raccolta differenziata, e quindi io chiedo all'amministrazione come costringiamo questi comuni. Consigliera, non la voglio interrompere, però se questo è oggetto del secondo question time, sì, passiamo magari al secondo question time, così lo può illustrare nel merito. Quindi concluda il suo intervento sul question time precedente e poi le do la parola per illustrare questo successivo, lo annuncio anche perché resti agli atti. Va bene. Allora, passiamo a quello successivo, perché a questo punto sono continuativi, sono strettamente collegati. Quindi, se me lo consente, io passo all'illustrazione. No, lo devo prima annunciare, okay. Poi le lascio la parola. Passiamo all'interrogazione registro generale 275/2, avente ad oggetto adempimento degli impegni regionali in tema di bonifica statuiti dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 20 gennaio 2021 numero 437, nonché nella successiva sentenza del medesimo Tribunale, la 4730 del 13 luglio 2022, sempre a firma della consigliera Lettieri, cui concedo la parola per un'illustrazione di un minuto. Prego. Bene, per una questione di formalità sono stata interrotta, ovviamente, giustamente, però il discorso è quello precedente, quindi lo continuo. Come dicevo, la Regione Campania qualcosa lo deve alla nostra comunità, perché la nostra comunità già ha dato, ma nel vero senso della parola. Per cui, e ripeto per metterlo agli atti, quali azioni l'amministrazione regionale intende adottare per l'adempimento degli impegni regionali in tema di bonifica statuiti nella sentenza del TAR Campania del 2021 numero 437, nonché nella successiva sentenza del medesimo tribunale 2022 4730, e quali azioni l'amministrazione regionale intende adottare per implementare la raccolta differenziata nei comuni dove ferma, e a che punto è la realizzazione degli smart steer cui faceva riferimento sempre l'assessore nella scorsa interrogazione che ho presentato sul tema. Grazie. Grazie. Allora concedo la parola al vicepresidente della Giunta regionale Fulvio Bonavitacola, che ha il diritto di risposta per 3 minuti. Prego. Sì, grazie. Cercherò di contenere i tempi anche per recuperare qualche sforamento della risposta precedente. E
mi aiuterà questa sintesi, la materiale consegna all'interrogante di una relazione nella quale per iscritto mi sono inserite le risposte ai quesiti che ha posto. La sentenza del TAR contiene una parte banale, un rimborso di 180.000 euro per vicende che risalgono all'epoca anche addirittura precedenti l'amministrazione in carica. Si sta provvedendo, gli uffici stanno provvedendo a questo, così come sono in corso le interlocuzioni per alcuni interventi di bonifica in siti cosiddetti minori, ma è tutto contenuto: Curcio, Calabricito, Pantano, c'è tutto contenuto in questa nota scritta. Vorrei però ricordare un dato importante, perché è vero che fa notizia solo quello che non funziona, però noi ogni tanto qualche comunicazione pure la dobbiamo dare, visto che nessuno se ne cura. Ad Acerra, davanti al termovalorizzatore, da 10 anni, se non di più, c'erano 50.000 tonnellate di ecoballe. Qualcuno si è accorto che quasi non ci sono più? E che ad agosto l'area sarà completamente libera? E che a settembre sarà riconsegnata? Questi sono i dati importanti, no? Non i 180.000 euro da restituire. E credo che questo non sia un regalo, è un atto doveroso, ma come tanti atti doverosi tardano a venire. Questa amministrazione ha mantenuto un impegno con la comunità di Acerra, ha liberato quest'area che davanti al termovalorizzatore era la prova e la testimonianza di un'antica storia negativa di cui vogliamo liberarci definitivamente. Poi, per il futuro, noi stiamo adeguando gli impianti, stiamo attuando un programma di adeguamento degli impianti STIR. Naturalmente è un programma impegnativo, lo troverà in questa relazione. È stato chiesto alla provincia di Caserta per lo STIR di Santa Maria Capovetere e per l'EDA di Salerno per lo STIR di Battipaglia la verifica di coerenza con i criteri di selezione del PORFES 2021-27, perché voi sapete che i fondi europei adesso hanno un parametro di ammissibilità, il cosiddetto DNSH, significa non arrecare un danno significativo all'ambiente. In questo caso è in REIPSA che non si arreca un danno significativo all'ambiente, perché è un intervento di carattere assolutamente ambientale. Per gli stand STIR Tufino, Giuliano e Caivano, di proprietà della città metropolitana, è in corso la procedura aperta in capo all'ufficio grandi opere per la conclusione di un accordo triennale per l'incarico sostanzialmente di ingegneria e architettura per l'ammodernamento tecnologico. La gara di progettazione è 2.803.000 euro. Il 30 giugno sono state avviate le attività della commissione giudicatrice di valutazione delle offerte da parte dei 4 operatori che hanno partecipato alla gara. Se si concludesse in tempi rapidi, come cercheremo di fare, questa procedura, si passerebbe all'affidamento dell'incarico, e quindi il programma di ammodernamento degli stili è un programma che noi stiamo portando avanti con i fatti. Ultima cosa che voglio ricordare, e l'interrogante ne è in parte testimone, ma anche protagonista: quando siamo venuti in Consiglio regionale sul piano di gestione dei rifiuti speciali, non i rifiuti urbani, in quella sede abbiamo convenuto una modifica, su proposta dell'interrogante, sul tema delle zone sature, e cioè per dare applicazione al principio contenuto nel Codice dell'Ambiente che in alcune realtà territoriali interessate da un particolare carico insediativo impiantistico non si debbano realizzare ulteriori impianti. Io dico anche ampliamenti di ulteriori impianti significativi. Ebbene, vorrei ricordare che il piano dei rifiuti speciali precede
la stessa norma che inseriremo nell'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti ordinari, dei cosiddetti rifiuti solidi urbani, che però deve trovare applicazione in una delibera della città metropolitana, perché il codice dell'ambiente attribuisce alle province, o in questo caso alla città metropolitana, il compito di redigere una delibera sulla individuazione delle zone sature, cioè che sono le zone nelle quali c'è un particolare carico insediativo. Il piano regionale può dare dei criteri, ma non può sostituirsi alla città metropolitana e alle province. E uno dei criteri che noi ci siamo dati è che la rilevanza degli impianti, e il termovalorizzatore è l'impianto più rilevante, è una delle concause che concorrono in maniera determinante all'indice di saturazione. Quindi è evidente che noi intendiamo andare avanti su questa strada e credo che sia opportuno che il Comune di Acerra prenda le opportune iniziative nei confronti della città metropolitana perché venga adottata questa delibera. Da ultimo, si chiede cosa fa la Regione per incrementare la raccolta differenziata. Più di quello che stiamo facendo non possiamo fare, questo non è un compito della Regione. La raccolta differenziata è un compito dei comuni e delle associazioni dei comuni, cioè gli enti d'ambito. Discuteremo prossimamente qualche aggiustamento alla legge regionale sui rifiuti per rendere più incisivi i poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti degli enti d'ambito inadempienti ai loro compiti. Ma i poteri sostitutivi riguardano alcuni atti tipici, non possiamo sostituirci noi per incrementare la raccolta differenziata. Noi possiamo, cosa che abbiamo fatto, destinando il personale degli allora consorzi di bacino, destinando risorse per le attrezzature meccaniche e i mezzi d'opera, incentivando con tutte le forme possibili l'incremento della raccolta differenziata. Ma qui occorre che i comuni e gli EDA battano un colpo seriamente, perché questa è una principale loro responsabilità. Grazie. Grazie Presidente, lascio la parola alla collega Lettieri che ha il diritto di replica per 2 minuti, prego. Bene, allora io attendo la consegna della relazione cui faceva riferimento, poi una specificazione sulle sentenze e sulla rimozione delle bonifiche. Assessore, noi non dobbiamo ringraziare per l'ottemperanza di una sentenza, anzi è il minimo, soprattutto in un sistema come il nostro, in cui si prevedono certe garanzie, per cui è il minimo eseguire le sentenze, per cui su questo punto di vista, soprattutto, veramente fate presto, mi viene da dire, come qualcuno ha detto prima di me. Poi invierò una nota alla città metropolitana per quanto riguarda l'emendamento da me presentato e solleciterò affinché tengano conto di quell'emendamento nelle linee di esecuzione e ovviamente sulla raccolta differenziata ovviamente è vero che si deve intervenire soprattutto dal punto di vista comunale, però la Regione, e su questo lavoreremo sicuramente anche alla proposta, dovremmo prevedere anche dei meccanismi punitivi affinché questi comuni non possano pensare di avere come strada più semplice quello dell'incenerimento. Meccanismi punitivi, poteri sostitutivi e progressiva riduzione del combustibile all'inceneritore, perché veramente la quarta linea non è una soluzione, anche se non incrementa, anzi la soluzione è utilizzare la terza linea esistente come ruota di scorta e progressiva dismissione dell'impianto. Questa è la mia tesi e questo continuerò a portare avanti. Grazie. Grazie. Passiamo adesso all'interrogazione del registro generale 276/2 eventi ad oggetto trasparenza in materia di attività di controllo e vigilanza sulle attività di formazione autofinanziata a firma del consigliere Carpentieri, cui concedo la parola per un'illustrazione di 1 minuto. Prego collega. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Attraverso il programma GOL, la Regione Campania ha inteso promuovere politiche attive integrate con la formazione finalizzata a migliorare l'occupabilità dei lavoratori, innalzarne il livello delle tutele attraverso percorsi formativi idonei e facilitarne la transizione occupazionale.
Con la delibera di giunta regionale numero 281 del 7-6-2022 ha approvato il piano attuativo regionale del programma GOL, garanzie di occupabilità dei lavoratori. Le risorse assegnate sono pari a circa 120 milioni per il raggiungimento dei primi 81.420 beneficiari da inserire in percorsi personalizzati di riqualificazione delle competenze e di accompagnamento al lavoro. Il piano attuativo prevede in particolare ai seguenti punti che 3.4 la struttura regionale per le politiche attive del lavoro si strutturi attraverso il confronto tra lo staff e la commissione regionale per il lavoro per l'approfondimento delle dinamiche economiche a livello settoriale e territoriale, con particolare riferimento ai settori di crisi territoriale, con particolare ancora attenzione al lavoro nero, specie in agricoltura. 4.1.5 le azioni per il coinvolgimento delle imprese del territorio. Ecco, coinvolto nello sviluppo del programma GOL. A tal fine si intende promuovere diversi luoghi di confronto, tra cui il focus group regionale GOL, il focus group provinciale territoriale GOL, il focus group di filiera GOL. Allargare la rete spazio lavoro grazie al coinvolgimento di nuove stakeholder attivi in ambiti strategici dell'economia locale. 4.2.4 le azioni per il rafforzamento delle capacità analitiche di lettura del mercato del lavoro. Il programma prevede tra gli altri obiettivi il potenziamento dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro, valorizzandolo come strumento di lettura e analisi dei mercati del lavoro locali e di supporto alle azioni di programmazione. L'osservatorio analizza lo stato, le tendenze e le dinamiche delle professioni con l'ausilio del SILF, Sistema Informativo Lavoro e Formazione, per elaborare a scopo statistico e consultivo le informazioni contenute nelle banche dati in possesso della Regione Campania. L'avviso pubblico del 5-8-22, finalizzato a dare avvio alla prima attuazione in Regione Campania, stabilisce che il processo di definizione del profilo degli utenti del programma GOL è rivolto ad uno di quattro percorsi di politica attiva. Attraverso queste fasi graduali si definiscono le caratteristiche personali dell'utente per individuarne la collocazione in uno specifico percorso. L'attività di accompagnamento necessaria per l'assegnazione ai percorsi GOL viene realizzata in via esclusiva dagli operatori dei centri per l'impiego della Regione Campania. Il beneficiario attraverso questo percorso riceve una profilazione ed è individuato come trattato. Ne discende che l'accesso ad uno specifico percorso da parte dei beneficiari è legato all'esito dell'attività svolta ex ante che definisce la fascia di intensità di aiuto. L'allegato avviso rivolto agli operatori privati della formazione assegna al centro per l'impiego, nell'ambito delle attività di accompagnamento, di associare tra il beneficiario il percorso formativo e la struttura di erogazione dei servizi formativi. Tale associazione deve avvenire nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990-241. Nel medesimo avviso, sempre al punto 8, si rafforza la previsione di prediligere l'associazione beneficiaria ed erogatore della formazione in ragione della vicinanza territoriale della sede formativa con la residenza del beneficiario e del completamento delle aule in corso di composizione anche per ottimizzare e rispettare i tempi di avvio delle attività di formazione. Atteso che rispetto al quadro normativo e programmatico delineato al piano attuativo di cui la delibera di giunta regionale la 281 sta emergendo una fase attuativa. Ok, allora rispetto al quadro normativo e programmato delineato dal piano attuativo di cui delibera giunta regionale 281, sta emergendo una fase attuativa non del tutto conforme ai principi ivi statuiti con particolare riferimento al mancato quantomeno insufficiente coinvolgimento degli stakeholder e delle imprese di formazione, al mancato coinvolgimento dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e della Commissione attività produttive, al mancato rispetto del principio della territorialità che ha generato un sovrannumero di beneficiari per talune strutture con concentrazioni di utenti, alla modifica del catalogo formativo dalle 600 ore di alcune attività corsuali alle 300 ore, senza un confronto, generando una richiesta eccessiva e non motivata da parte dei beneficiari verso le attività formative che non prevedono tirocino o stage in presenza in azienda, all'inspiegabile riduzione degli orari dei corsi per taluni profili quali l'OSO, operatore socio-assistenziale, laddove le 600 ore previste dalla deliberazione di giunta dal 2843 sono state ridotte a 300. Interrogo l'assessore per sapere come mai non siano stati adottati i criteri stabiliti per le attività di accompagnamento con una sommaria associazione
all'associazione dei beneficiari, ai percorsi formativi, generando una irrituale e poco trasparente concentrazione di significativi numeri di beneficiari verso poche aziende, e più in generale siano stati disattesi i criteri stabiliti dalla normativa regionale per l'individuazione degli ambiti strategici dell'economia locale e delle competenze richieste dalle imprese e dal mercato del lavoro, senza coinvolgere nel processo organizzativo le aziende di formazione, il tessuto produttivo ed in generale gli stakeholder di settore. Grazie Assessore. Grazie collega, concedo la parola all'Assessore alla formazione professionale Armida Filippelli, che ha il diritto di risposta per 3 minuti. Prego Assessore. Grazie Presidente. Allora, al di là insomma dell'erroneo riferimento alla formazione autofinanziata, perché non si tratta di quello, diciamo, per entrare proprio diciamo nel medias res, per quanto concerne il primo punto, sono noti gli sforzi compiuti negli ultimi anni relativamente ai processi di innovazione e digitalizzazione dell'intero settore, oltre a migliorare la modalità di gestione, il monitoraggio, il riconoscimento e controllo, perseguendo i fini determinati dalla legge e criteri quindi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza, anche relativamente all'organizzazione degli uffici preposti, assicurando un'omogeneità nelle azioni, semplificazione amministrativa, certezza delle regole e sostenibilità delle stesse, nonché puntando a instaurare i rapporti tra imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. Tra questi, ricondurre tutte le azioni formative a modalità regolatorie univoche, semplici, sostenibili e trasparenti, indipendentemente dalla fonte finanziaria, che sia GUL, FSE, eccetera, diciamo particolare attenzione. In questa fase si sta ponendo i principi di trasparenza, con la prossima adozione di apposite carte dei servizi, nonché all'efficacia dei controlli, al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, alla gradualità delle misure sanzionatorie e non per ultimo all'affermazione di innovativi modelli operativi ed organizzativi volti a favorire la formazione a distanza, quale metodologia formativa in grado di modellare l'offerta sulle esigenze delle persone e sui bisogni di conciliazione tra tempi di vita, tempi di lavoro e tempi della formazione, di sostenere il più ampio accesso delle persone riducendo le disparità, a titolo d'esempio per le persone residenti in aree montane e rurali e non adeguatamente coperte dai servizi pubblici di trasporto, ridurre le emissioni legate alla mobilità degli allievi e raggiungere platee più vaste e complesse di partecipanti alle attività formative e di recuperare le persone più emarginate. L'intento è quello di restituire al tessuto formativo regionale nuovi paradigmi di riferimento, in grado di evolvere gli standard di contenuti e quelli di processo verso un reale sistema di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali. Questioni queste che esigono riflessioni più profonde sulla doverosa centralità delle competenze rispetto ai processi, favorendo il passaggio verso un paradigma che favorisce la libertà formativa, puntando maggiormente sull'utilizzo di modalità e strumenti valutativi efficaci, congrui e sostenibili. Innovazioni che esigono in parallelo l'affermarsi di un nuovo approccio di tipo partecipativo, fondato sulle competenze e sulle evidenze, in grado di sfruttare tutto il patrimonio informativo disponibile per la lettura dei cambiamenti, puntando anche ad ancorare le attività di orientamento specialistico su un nuovo pivot di tipo business driving anziché customer driving. In tale ambito vanno anche previste specifiche iniziative volte a valorizzare le vocazioni produttive locali e ad avvicinare le stesse al mondo dell'istruzione e della formazione. Ogni iniziativa utile a favorire tutto ciò è in linea con l'indirizzo strategico dell'assessore alla formazione. L'avvento del programma GOL costituisce sulla scena nazionale, anche su quella regionale, un'ulteriore occasione di revisione dei paradigmi di declinazione regolatoria, organizzativa, finanziaria e operativa delle politiche per il lavoro, comprese quelle formative. Ed è proprio il programma GOL
l'occasione per favorire nuovi modelli collaborativi tra i servizi per il lavoro, filiere formative, filiere economico-produttive e istituzioni territoriali, come già previsto tra l'altro dai documenti di programmazione adottati dalla Giunta regionale e dei relativi avvisi pubblici che prevedono per tutti i soggetti realizzatori, agenzie formative e agenzie per il lavoro, l'obbligo di instaurare apposite partnership con imprese delle filiere produttive nei settori economico-professionali di interesse. Noi formiamo per il lavoro. Anche qui un nuovo modello di formazione professionale che vuole vedere le agenzie formative e le imprese realizzare insieme progetti formativi realmente rispondenti alle esigenze delle filiere produttive locali, un nuovo modello che è necessario accompagnare con ogni sforzo possibile. Il programma GOL, come è noto, prevede che tutti i beneficiari ricevano preliminarmente una misura di assessment e presa in carico, a seguito delle quali il beneficiario è definito dal programma trattato. Solo all'esito di tali fasi si può vedere erogare misure di orientamento specialistico, formative o di accompagnamento al lavoro. L'assessment è realizzato con l'utilizzo di uno strumento nazionale di tipo quali quantitativo, in cooperazione applicativa con il Sistema Informativo Unitario Nazionale, che restituisce il percorso associato 101, 102, 103, 104 sulla base delle risposte fornite dallo stesso beneficiario e dall'indice di occupabilità automaticamente calcolato dallo strumento digitale. Per i beneficiari interessati di attività formative, la relativa associazione avviene sulla base delle precedenti esperienze formative e lavorative degli stessi e delle loro aspirazioni e preferenze. Recentemente, con l'adozione del decreto numero 377 del 23 maggio 2023, tra le misure di accelerazione adottate, i cittadini e i centri per l'impiego sono stati dotati di nuovi strumenti digitali volti ad evitare eccessive concentrazioni di beneficiari in agenzie formative che rallenterebbero le attività di programma. Ad oggi sono oltre 8.000 i beneficiari attualmente in aula e oltre 1.000 quelli che hanno già concluso le attività formative. Sono in corso di realizzazione ulteriori misure di accelerazione che prevedono, tra l'altro, la partecipazione diretta delle agenzie formative nella composizione delle aule. La circolare è stata varata ieri. L'offerta formativa si muove sulla base di un catalogo regionale dinamico, in costante aggiornamento di tipo inclusivo e non esclusivo. Non vi sono attività o settori economico-professionali esclusi dal catalogo. Sono le stesse agenzie formative che propongono i loro aggiornamenti e che vengono periodicamente adottati e resi disponibili ai cittadini e ai centri per l'impiego. Per quanto concerne la revisione degli standard formativi esposti nel repertorio regionale dei titoli e delle qualificazioni, a partire del mese di maggio 2022 sono stati coinvolti i primi 3 centri sperimentali per lo sviluppo delle competenze già consolidate, i quali, proprio affinché il programma GOL proseguisse senza alcun intoppo, hanno realizzato un'ingente attività di manutenzione e aggiornamento del repertorio che ha inciso anche sulla durata di numerosi percorsi formativi. Ciò senza far mancare adeguati confronti con stakeholders interessati, comprese le imprese e le agenzie formative. A partire dalle attività in essere sul repertorio regionale dei titoli e delle qualificazioni, il percorso intrapreso con i centri sperimentali per lo sviluppo delle competenze stava raggiungendo alla gestione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, alla sperimentazione di innovativi modelli di osservazione, anticipazione dei fabbisogni e di skill intelligence. Il confronto dei centri sperimentali per lo sviluppo delle competenze prosegue anche con le più elevate professionalità scientifiche sulla scena nazionale, come ampiamente reso noto anche sul portale SIL Campania. Si citano l'incontro del 6 aprile 23, l'impalcatura metodologica dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni per l'analisi dei bisogni professionali, del 13 aprile 2023, l'impalcatura metodologica dell'Atlante del lavoro e delle professioni per l'ancoraggio degli standard di qualificazione, del 5 maggio 23, dimensionamento degli standard di qualificazione, indicazioni metodologiche per la costruzione degli standard professionali e formativi, del 12 maggio 2003, il fallout e casi studio. Nel 5 giugno 23, metodologie dogmologiche per l'implementazione di procedure di pianificazione e realizzazione delle attività valutative del sistema di IBC. Quindi, diciamo, un lavoro
continuamente aggiornato, aggiornabile, in progress, quindi diciamo siamo, perfino ieri ci siamo riuniti con i rappresentanti delle attività, delle agenzie formative, perché questo programma che diciamo è complesso raggiunga tutti i suoi traguardi. Grazie, concedo la parola al collega Carpentieri, che ha il diritto di replica per due... Le devo concedere la parola, collega. Concedo la parola al consigliere Carpentieri, che ha il diritto di replica per 2 minuti. Prego tutti di attenersi ai tempi definiti dal regolamento interno. Prego, collega. Assolutamente sì, sarò velocissimo. Innanzitutto è doveroso da parte mia ringraziare l'assessore per la risposta. Non so se la mia interrogazione è stata da stimolo o meno, ma appena ieri avete prodotto questa circolare, questo mi fa piacere. Io continuerò a monitorare questo tipo di attività, perché vedo tanti giovani in sofferenza, viviamo momenti di grande difficoltà, scarsità di risorse economiche, la perdita dei posti di lavoro, e quindi questo è veramente, c'è disperazione, e questo rappresenta veramente un momento di grande speranza. Quindi io continuerò a monitorare e sarò sul pezzo ogni giorno, perché me lo chiedono centinaia e centinaia, nonché migliaia di giovani, perché attraverso questo strumento, tutti quanti noi speriamo di dare a questi giovani una certezza per il futuro. Grazie. Grazie. Passiamo adesso all'interrogazione del registro generale 269/2, aventi ad oggetto stato di avanzamento progetto per cripta neapolitana, a firma della consigliera Muscarà, cui concedo la parola per un'illustrazione di 1 minuto. Buongiorno, buongiorno e grazie della parola. Torniamo a parlare della cripta neapolitana. In breve, per chi non la conosce, ma ne abbiamo parlato tanto in questi anni, che effettivamente è diventata meta di pellegrinaggi anche di chi incuriosito per questa bellezza della città di Napoli le è andata a visitare e a guardare. Non ultimo, e voglio ringraziarli in primis in questo momento, gli studenti della scuola Silvio Italico, una scuola di napoletana la quale, attraverso l'utilizzo dei fondi di un PON, ha realizzato un video che invitava a vedere questa cripta. Naturalmente l'invito sotteso è nei confronti anche del governatore ad aprirla, così come aveva promesso. Quindi il mio ringraziamento al dirigente architetto Diego Rige della scuola Silvio Italico, che ha prodotto questo lavoro che è pubblicato. Della cripta abbiamo parlato tanto, una strada romana che ha funzionato per 2000 anni fino al 1885, quando poi fu chiusa e sostituita dalla galleria che ha fatto spazio alle macchine. Un pezzo di storia, un pezzo di strada romana che non può essere assolutamente dimenticato. Il governatore nello scorso anno, era il 21 dicembre del 2021, annunciò all'interno di un consiglio che la cripta avrebbe avuto un finanziamento di 12 milioni di euro e che si sarebbe riaperta. Non solo questo, ma in un incontro, in una conferenza il 27 giugno del 2022, quindi dopo pochi mesi, conferenza nella quale partecipò il sindaco di Napoli, il governatore, e furono invitati a Palazzo Santa Lucia i rappresentanti delle maggiori associazioni napoletane, dal Rotary alle associazioni locali, quelle che si interessano appunto di questo bene, annunciò che si sarebbero iniziati i lavori per la riapertura. Non solo, ma affermò un viaggio nel tempo di oltre 2000 anni che attraversa tutte le fasi storiche della città. Con questo finanziamento si restituirà a Napoli e all'Italia un sito di assoluto valore storico e culturale. Parole del governatore De Luca. In quell'occasione c'era anche la direttrice Ragozzino, direttrice del Parco Virgiliano, la quale, entusiasta di questa cosa, annunciò addirittura che il primo tratto, quello che era già in sicurezza adesso, si sarebbe potuto riaprire con fondi ministeriali e qui cominciare a dare una sensazione di che cosa significava entrare dentro questa cripta,
almeno per i primi metri. Da allora non abbiamo avuto più notizie, per cui al di là dell'annuncio, che naturalmente abbiamo tutti accolto con grande soddisfazione, perché Napoli non può rimanere sempre la Cenerentola della regione Campania e non può essere trasformata in un grande intestino così come si sta trasformando adesso, dimenticando i monumenti, quelli importanti, quelli che fanno accorrere i turisti al di là del cuoppo, della pizza e della frittura. Quindi chiediamo chiedo lo stato di avanzamento del progetto per la riapertura della cripta napoletana. Grazie, concedo la parola all'assessore Marchiello, in luogo del Presidente della Giunta regionale, che ha il diritto di risposta per 3 minuti. Prego, Assessore. Grazie, Presidente. Allora, sicuramente il Presidente De Luca ha preso questo impegno, sicuramente la Giunta e il Presidente manterranno questo impegno, quindi capire dov'è la difficoltà. Poi rispondo anche sul cuoppo a cui lei faceva riferimento. Allora, in merito al quesito posto, sulla scorta delle informazioni rese dal responsabile della programmazione unitaria, si precisa che il Presidente della Giunta ha formulato indirizzo ai competenti uffici regionali ai fini della programmazione di risorse per un importo massimo di 12 milioni di euro per il restauro della cripta napoletana e la relativa messa in sicurezza del tunnel di collegamento tra i quartieri di Fuorigrotta e Mergellina. L'impegno del Presidente era quello di mettere i soldi, poi c'era qualcun altro che era soggetto attuatore, Comune di Napoli e Soprintendenza. Nessuno dei due ha fatto tesoro, nessuno dei due ha risposto alle nostre richieste. Ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta formale di finanziamento da parte dei beneficiari, Ministero, Soprintendenza Archeologica e Comune di Napoli, suffragata da un'ipotesi progettuale con allegato quadro economico necessario per avviare l'iter formale di finanziamento dell'intervento. Quindi i fondi vecchi che noi dobbiamo rendicontare al dicembre del 23 ovviamente sono stati utilizzati per altro, non c'è stata richiesta, non si può. Però il Presidente ha già dato indicazioni sulla nuova programmazione. Nel confermare la strategicità e la rilevanza dell'intervento e dunque la disponibilità della Regione allo stanziamento di 12 milioni di euro per il restauro della cripta napoletana, allo Stato si è in attesa dello sblocco dei fondi del PSC, del Piano di Sviluppo e Coesione, che il Presidente sta dicendo, credo, decine e decine di volte, nuova programmazione al fine di formalizzare l'istanza agli enti competenti, questa volta o di delegare la Regione all'elaborazione del progetto e alla realizzazione delle opere, oppure di mandare una documentazione che consenta di dare seguito alla missione e al finanziamento dell'intervento in favore dei beneficiari. Quindi, voglio dire, ci siamo sul pezzo. Per l'altra questione che lei poneva, il Comune di Napoli sta facendo qualcosa condiviso dalla Regione, probabilmente oggi si sarà in giunta una delibera fatta dai miei uffici, che poi sottoporremo al Sindaco Manfredi anche per risolvere questa cosa di cui lei parlava. Grazie, concedo la parola alla collega Muscarà che ha il diritto di replica per 2 minuti. Allora, la cosa che mi sembra strana, sa qual è? Che io per caso in un incontro pubblico ebbi modo di parlare con l'assessore Cosenza, al quale dissi, guarda, ma ci stanno sti soldi, ma com'è che il Comune di Napoli non si muove per far sì che ci sia una realizzazione finalmente di questi fondi e si apra questa cripta? L'assessore Cosenza mi disse, ma io non so nulla di tutto ciò. Adesso lei invece mi dice che dal Comune non è arrivato nulla, ma probabilmente allora manca una comunicazione tra Regione e Comune affinché si capisca che deve essere fatto un progetto, perché le ripeto, l'assessore Cosenza diceva che lui non sapeva assolutamente nulla di questa cosa. Del resto io stesso ho parlato con l'assessore Casucci qualche giorno fa e mi ha detto che non sapeva nulla. Ho interrogato anche l'ACAMIR, perché l'ACAMIR aveva la possibilità di utilizzare i fondi che riguardano la mobilità ciclistica, immaginando che quel percorso potesse essere anche un percorso ciclopedonale. L'ACAMIR mi ha detto che non sappiamo nulla di tutto ciò. Allora, cioè, al di là degli annunci, poi che cosa bisogna fare? Nel momento in cui si è fatto un annuncio del genere, si pensa che sia naturale che gli uffici comunichino con gli altri uffici
e immediatamente chiedano risposta, altrimenti c'è qualche cosa che non va. Io comprendo che l'assessore Cosenza è più interessato a bucare che a utilizzare un buco che già esiste, perché l'assessore Cosenza è appassionato di buchi sottoterra, considerando che la sua attenzione sta nei parcheggi interrati che nessuno vuole. Però io direi che c'è un modo per rompere questo muro di non comunicazione, perché altrimenti realmente viviamo di annunci o viviamo di inaugurazioni di cose che qualcuno farà probabilmente. Sarà mia cura, con questa risposta, andare direttamente all'assessore Cosenza per chiedere conto di questa cosa, perché è veramente quello che lei mi ha detto adesso è assolutamente inverosimile a distanza quasi di 2 anni. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione del Registro Generale 272/2, avente ad oggetto tempistiche e consegna delle chiavi dell'impianto dello Stadio Collana di Napoli, a firma della consigliera Muscarà, cui concedo la parola per 1 minuto. Allora, ci ritroviamo a parlare nuovamente dello Stadio Collana, tema che abbiamo toccato tante di quelle volte che adesso sembra a me stessa incredibile continuare a riproporlo, però riassumo velocemente qual è la storia triste di questo impianto. L'impianto è di proprietà della Regione Campania, impianto storico della città di Napoli, unico impianto in un territorio, la municipalità Vomero Arenella, di quasi 100.000 abitanti. L'impianto è stato gestito in comodato d'uso gratuito dal Comune di Napoli per molti anni, addirittura dal 2008, la cosa non ha funzionato granché, considerando che lavori non ne furono fatti in questi anni, tanto che è nel degrado in cui si trova adesso. Nel 2018 è stato stipulato, dopo lunga vertenza giudiziaria, è stato stipulato il contratto alla società Giano. Il 14 maggio del 2021, dopo una serie di situazioni incresciose che hanno interessato la gestione dello stadio, il commissario ad acta, commissario nominato proprio dalla Regione Campania per fare chiarezza sugli stessi atti che la Regione Campania aveva fatto, ha notificato a Giano con una nota il decreto di decadenza della concessione, che è stato poi pubblicato. C'è stato poi un ricorso della società Giano che ha impugnato il decreto di decadenza. Infine, con l'udienza pubblica del 16 marzo del 2022 e con un'ordinanza del TAR, il TAR si è pronunciato definitivamente respingendo il ricorso della Giano. Con l'ultima sentenza, quella dell'8/4 del 2023, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dalla Giano contro la sentenza del TAR. Alla fine sembrava quasi che eravamo pronti, ed eravamo nel 2023. Con un accordo, cioè la Giano avrebbe dovuto lasciare l'impianto il 2 maggio, un accordo di gentile collaborazione, chiamiamola così, tra la Regione e la Giano, ha prolungato al 18 luglio questa concessione, per evitare probabilmente che i poveri sportivi paganti si trovassero anche nella situazione di veder persi i soldi che avevano dato per gli abbonamenti. È passato il 18 luglio, la Giano non solo risulta già in pianta stabile nell'impianto, ma ho avuto io modo di vedere dei volantini nei quali la Giano promuove un'attività estiva e promuove l'attività per l'anno prossimo. Sembra che ci sia una chiara volontà di non lasciare l'impianto nonostante le sentenze, quindi chiedo come mai non è stata ancora imposta la liberazione della struttura, che era stata decisa per il 18 luglio, e principalmente in tutti questi anni in cui la Giano, abusiva o meno, ha occupato lo Stadio Collana e ha preso anche i soldi da parte degli sportivi che si allenavano, quanto ha incassato la Regione Campania dalla Giano. Grazie. Grazie. Concedo la parola all'assessore al demanio e patrimonio Antonio Marchiello, in luogo del presidente della Giunta regionale, che ha il diritto di risposta per 3 minuti. Questa non è mia direttamente. Sì, l'assessore risponde nella sua qualifica assessorile, non in quanto delegato dal Presidente. Comunque sono qua.
Allora, la situazione è un po' più complicata di quella che rappresentava la consigliera. Ora la precisiamo e capiamo pure se la Regione si sta muovendo, visto che sono io l'interessato, oppure se c'è qualcosa che si potrà ancora integrare. In merito al primo quesito, si rappresenta che la vicenda giudiziale afferente allo Stadio Collana non si è conclusa con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato 7 aprile 2023 numero 3635, resa a seguito dell'udienza pubblica del 2 febbraio. Ed invero, il giorno prima della predetta udienza pubblica, il 1 febbraio del 2023, la Giano SRL ha notificato ricorso per regolamento di giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite affinché venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo relativamente al giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato tra Giano e Regione Campania e allo stesso tempo dichiarasse la giurisdizione esclusiva del Tribunale ordinario. In data 14 aprile 2023 la Suprema Corte di Cassazione, ritenuto che il regolamento sia palesa inammissibile, ha comunicato alle parti la proposta di definizione del ricorso con l'avvertimento che entro 40 giorni dalla comunicazione la parte ricorrente avrebbe potuto chiedere la decisione del ricorso, da intendersi in mancanza rinunciato con conseguente estinzione del giudizio. In data 6 giugno 2023, tenuto conto che la parte ricorrente non ha richiesto la decisione del ricorso, è stato pubblicato il decreto di estinzione del giudizio di Cassazione con condanna della Giano al pagamento in favore della Regione Campania delle spese di giudizio di legittimità. Ma, soprattutto nelle more, con ricorso notificato in data 26 aprile 2023 innanzi al Consiglio di Stato, la Giano ha chiesto la revocazione o l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, della sentenza del Consiglio di Stato 3635 del 2023. Con decreto cautelare monocratico del 27 aprile, la sentenza di secondo grado è stata sospesa per le seguenti motivazioni. Va riservato alla sede collegiale l'approfondimento della rilevanza eziologica del lamentato errore di fatto. Va riservato alla sede collegiale l'approfondimento del lamentato vizio revocatorio per contrasto fra giudicati. E nel bilanciamento dei contrapposti interessi va ritenuto prevalente l'interesse generale degli incolpevoli fruitori dell'impianto sportivo alla continuità della gestione del medesimo, sicché la esecuzione della sentenza va sospesa, avuto riguardo esclusivo al menzionato profilo di periculum in mora e impregiudicata ogni valutazione sul fumus boni iuris. Al fine di ottenere una celere fissazione dell'udienza pubblica di discussione del ricorso, nella Camera di Consiglio del 18 maggio l'amministrazione regionale si è impegnata a non eseguire il provvedimento impugnato limitatamente alle attività sportive in corso e la società si è impegnata a consentire all'amministrazione regionale ogni altra attività propedeutica alla riconsegna dei cantieri e delle altre aree impegnate dall'attività sportiva nelle more della definizione della causa nel merito, la cui udienza pubblica poi si è tenuta il 18 luglio ultimo scorso. Inoltre, con ulteriore ricorso notificato il 6 giugno del 2023, quindi un altro ricorso, la Giano SRL ha adito nuovamente la Suprema Corte per chiedere la cassazione della sentenza 3635 del 2023 del Consiglio di Stato, riproponendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, inammissibilmente, ai fini della rivalutazione nel merito, i motivi del ricorso proposti al TAR e da quest'ultimo respinti, i motivi di appello proposti al Consiglio di Stato e da quest'ultimo respinti e quelli di revocazione proposti al Consiglio di Stato ed attualmente in attesa di decisione. Ebbene, le azioni esercitate dalla Giano si inseriscono in una generale condotta complessivamente e palesemente volta a differire la definizione della vicenda processuale nonché la consegna dell'impianto sportivo.
Ne è dimostrazione sia il ricorso per regolamento di giurisdizione promosso dalla Giano innanzi alla Corte di Cassazione, sia l'ulteriore ricorso promosso sempre dalla Giano innanzi alla Corte di Cassazione, col quale si insiste nel rappresentare l'asserito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La difesa regionale ha chiesto al Consiglio di Stato che la causa venga decisa con ogni consentita sollecitudine, onde consentire all'ARUS la concreta programmazione delle attività da avviarsi a partire da settembre 2023, tenuto peraltro conto che, difformemente a quanto concordato nella Camera di Consiglio del 18 maggio, la Giano, come risulta da verbale del 5 giugno ultimo scorso e dalla corrispondenza con gli uffici, non ha consentito per lungo tempo ai tecnici regionali e a quelli dell'ARUS di effettuare il sopralluogo, negando l'accesso all'impianto sportivo ed impedendo perciò la redazione del verbale di consistenza dei cantieri da ripiegare. Allo Stato si è in attesa della decisione di merito da parte del Consiglio di Stato del ricorso per revocazione promosso dalla Giano, che diciamo che dal 18 luglio probabilmente potrebbero passare massimo 45 giorni perché c'è la feriale, ma noi abbiamo chiesto di accelerare perché a settembre vorremmo essere operativi. Relativamente al secondo quesito, va dapprima ribadito che le pronunce cautelari hanno consentito alla Giano di permanere nella struttura e impedito alla Regione di ottenerne il rilascio sul presupposto che l'utilizzo della struttura da parte del cessato concessionario è funzionale ad assicurare la fruizione del servizio pubblico e la prosecuzione delle attività. Tale indirizzo è stato confermato nelle varie sentenze e ribadito nell'ultimo verbale di rinvio al merito del Consiglio di Stato del 18 maggio 2023, di cui abbiamo parlato prima. In merito alla riscossione di canoni dovuti dal concessionario negli anni precedenti, è indispensabile chiarire che nella convenzione originariamente sottoscritta il 23 luglio 2018 tra Regione e la Giano SRL veniva stabilito all'articolo 9 il canone annuale che il concessionario avrebbe dovuto corrispondere alla Regione. Questo canone per l'uso del complesso sportivo veniva fissato in 121.000 euro, IVA inclusa, per i primi 8 anni e veniva stabilito inoltre per ciascun anno successivo all'ottavo e fino al termine della concessione che il canone venisse incrementato di 50.000 euro, sempre IVA inclusa. Si evidenzia che tale impegno assunto da parte della Giano veniva completamente annullato dall'atto aggiuntivo di riequilibrio sottoscritto l'11 gennaio 2019, nel quale per riequilibrare il piano economico-finanziario veniva stabilito che a causa di mancati ricavi derivanti dalla impossibilità di realizzare alcuni interventi previsti nell'offerta di gara per un importo complessivo di 4.154.000 oltre IVA, tale importo veniva recuperato sui canoni annuali, pertanto i canoni per i 15 anni da tale compensazione venivano integralmente annullati. In ordine alla valutazione di quanto sia stato possibile, e lei sa che tutte queste carte sono alla Corte dei Conti e non è che ce li teniamo nel cassetto, in ordine alla valutazione di quanto sia stato possibile incassare dalla Regione Campania nell'ultimo anno, si precisa che la Regione Campania ha trovato una forte opposizione da parte del concessionario che a più riprese ha dichiarato di ritenersi esonerato dagli obblighi relativi al pagamento delle utenze di energia elettrica ed idrica, nonché di un canone in virtù degli accordi stabiliti nell'atto aggiuntivo sottoscritto l'11 gennaio 2019. In ogni caso, è in corso la verifica dello stato di consistenza dell'impianto che produrrà un documento in cui verranno stabiliti oneri e doveri delle parti coinvolte. Infine va sottolineato che la Regione Campania ha sempre promosso azioni nei confronti della Giano in ossequio ai principi di tutela del preminente interesse pubblico, cui la struttura è destinata, in virtù delle norme di programmazione e pianificazione urbanistica e, come detto, al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, i servizi erogati dalla struttura, la cui interruzione avrebbe arrecato pregiudizio a tesserati, scuole, soggetti diversamente abili e fasce sociali deboli. Di conseguenza, la Regione ha dato attuazione alle intenzioni manifestate, riservandosi di procedere in danno della Giano per il recupero di tutte le spese sostenute e sostenende in relazione all'utilizzo improprio della struttura del Collana.
Grazie, concedo la parola alla consigliera Muscara per una replica di 2 minuti. Allora, dalla risposta che lei mi ha dato, io devo soltanto dedurre una cosa, ma non soltanto io, penso proprio tutti i cittadini della Campania, che il bene pubblico, che il bene dei cittadini, perché lo Stadio Collana è un bene pubblico, bene dei cittadini, è in mano a chi non riesce non soltanto a valorizzarlo, ma non riesce neanche a governarlo. Insomma, le cose che lei ha letto, guardi, ma veramente sono una cosa... Ma veramente incredibile, cioè una serie di azioni legali che sono state messe in atto, la prima delle quali è il 17 maggio del 2021 decreto di decadenza della concessione con intimazione di rilascio dell'immobile, 2021, dopodiché noi consentiamo a questi signori, o abbiamo un'avvocatura che non funziona bene, o questi hanno degli avvocati che sono dei mostri, perché non è possibile una cosa del genere. Continuare, facendo poi appello anche all'ultima cosa che lei ha detto, di non voler sottrarre al godimento dei disabili delle scuole. Ma guardi, là non gode nessuno, non gode nessun disabile e non gode nessuna scuola. È un'operazione speculativa privata in mano a delle persone che vogliono fare attività privata su un luogo pubblico, e voi avete regalato uno spazio pubblico a un privato, il quale non solo fa quello che gli pare, perché naturalmente evidentemente c'è uno stuolo di avvocati, io poi ho anche letto i nomi di questi avvocati, effettivamente c'è un avvocato molto famoso, il quale faceva parte addirittura della giunta della scorsa legislatura, quindi si sono ben coperti le spalle. Non solo consentiamo a questo signore di continuare a fare affari, ma non avremo una lira, cioè l'incasso di questi abbonamenti va direttamente a lui, non paga la corrente, non paga nulla, gli abbiamo regalato uno spazio, ma pro di che cosa? Ma pro di che? State dimostrando in questo momento tutta la vostra assoluta debolezza. Al di là degli annunci, una debolezza fortissima che fa sentire noi cittadini assolutamente indifesi rispetto a chi, con la potenza degli avvocati, con l'arroganza di chi decide di fare quello che gli pare, si può impadronire di un posto e fare quello che vuole. Avevate l'obbligo, così come si sfrattano quei poveri cristi quando hanno lo sfratto delle case, avevate l'obbligo di andare con la forza pubblica e sfrattare questo signore da lì dentro, perché non ottempera alle norme che pur l'atto concessorio a cui faceva riferimento collega, lei, che gli ha regalato... concludere perché rischiamo di sforare i tempi. Sì, concludo. L'atto aggiuntivo al quale lei faceva riferimento, che ha regalato 120 milioni l'anno a questo signore, è un atto aggiuntivo che nasce da qua dentro. Allora, come diciamo, colleghiamo i punti, probabilmente non c'è nessuna volontà, probabilmente c'è un accordo, probabilmente c'è un tiriamo a campare per fare una cortesia a questo signore che non so quale potenza di fuoco abbia per arrivare a tanto. In ogni caso, da cittadina napoletana, io dico, noi siamo assolutamente indifesi rispetto all'incapacità che voi dimostrate di gestire la cosa pubblica. Grazie. Allora, il collega Iovino ha chiesto di invertire l'ordine di discussione, e quindi con l'accordo anche dei colleghi. Passiamo all'interrogazione Registro Generale 273/2, avente ad oggetto utilizzo della graduatoria afferente il concorso pubblico per dirigente ingegnere architetto dell'AS Napoli 2, a firma del collega Iovino. Vi chiedo veramente la cortesia di stare nei tempi, siamo ben oltre le tempistiche, alle 13 finisce la seduta e abbiamo ancora 3 interrogazioni da discutere. Quindi concedo la parola al collega Iovino, che può illustrare per 1 minuto. Vi prego di non costringermi a togliervi la parola. Ecco, innanzitutto ringrazio, ma purtroppo i tempi sono quelli che sono. Però ci tengo innanzitutto a ribadire che, al di là delle prebende che a volte mettono in campo altre interrogazioni, qua si parla del lavoro e soprattutto del lavoro di alcuni professionisti che hanno in un certo qual senso partecipato adeguatamente ad un concorso pubblico, sono risultati idonei. Alcuni di questi primi 3 dovevano essere
assunti nei tempi e nelle modalità previsti dalla norma, perché nel 2021 vi è l'espletamento di un concorso pubblico per architetti ed ingegneri. Nel 2022 viene, come dire, pubblicato il risultato della graduatoria dopo l'espletamento del concorso. A un certo punto interviene un accesso agli atti, intervengono delle dimostranze da parte di altri concorrenti, i quali fanno accesso agli atti e ritengono che non ci siano, come dire, le condizioni per alcuni professionisti che erano risultati idonei rispetto alla possibilità, se avevano o non avevano i requisiti ai tempi della partecipazione al concorso, di 5 anni, dell'iscrizione di 5 anni. Si pone un quesito alla funzione pubblica, ma in quel momento la graduatoria viene totalmente bloccata, cioè non si va né avanti e né indietro. Tenendo conto di una cosa, che pure altri ASL, altri enti, dopo una ricognizione, che c'era un fabbisogno del piano triennale dove diceva che c'era bisogno di 55 unità tra architetti ed ingegneri in Regione Campania, che vi era anche un fabbisogno da parte dell'ARPAC di 16 unità che riguardava nello specifico queste figure professionali, si blocca totalmente il ragionamento. A un certo punto anche alcune ASL, alcune che poi andremo a verificare, perché poi in alcuni casi dicono che sono a tempo determinato, indeterminati, alcuni poi imputando molto le questioni a quello che è il PNRR, ma a volte anche omettendo e dimenticando che per attivare nuovi concorsi, siano loro di natura provvisoria a tempo indeterminato, bisogna capire se vi sono oppure sì o no le condizioni innanzitutto, ma se vi sono delle graduatorie vigenti. A un certo punto una delle domande che ponevano, diciamo, i partecipanti e poi gli idonei e poi, diciamo, i vincitori, dice: ma questa graduatoria vige nel tempo, vige nella possibilità e nella misura in cui si sospendono i tempi se vi è l'interruzione? Perché la funzione pubblica risponde a un certo punto, dopo aver posto un quesito agli uffici, risponde che non è competenza, che non è in linea con quelle che sono praticamente i compiti della funzione pubblica, che alcune cose dovevano essere, alcune ricognizioni bisognava farle prima, non bisognava farle dopo. Questo ha generato una lesione forte, perché alla fine le aspettative di un concorrente, le aspettative di una persona risultata idonea o di un assegnatario, di un vincitore, è quella di poter espletare non solo il compito del lavoratore, quindi di svolgere il ruolo per il quale è stato chiamato al concorso ed è stato risultato vincitore, dagli altri l'aspettativa di essere impegnati magari in altre amministrazioni ed essere poi idonei, visto che la ricognizione ha previsto che tra 55 per l'utilità, diciamo, in ambito regionale, 16 l'ARPA, che dobbiamo poi attivare il grande ospedale della Costiera Amalfitana, dobbiamo attivare l'ospedale di Sorrento, dobbiamo attivare un pezzo nuovo del Ruggi di Aragona, serve una parte tecnica per la Regione Campania. Quindi uno dei compiti ai quali, ma sono sicuro perché è sempre solerte ma anche attento anche l'assessore Marchini insieme al presidente, collega, la prego di concludere l'illustrazione. Era quello di verificare i tempi e le attuazioni e la vigenza di questa graduatoria, che poi alla fine non ha ancora dato né i risultati aspettati ai vincitori e negli idoni. Mi fermo, spero di essere stato chiaro rispetto alle cose che ci siamo detti e di avere una risposta altrettanto chiara. Grazie. Grazie collega, concedo la parola all'assessore Marchiello, in questo caso in luogo del Presidente della Giunta regionale, per una risposta di 3 minuti. No, sarò molto veloce, Presidente, grazie. In merito al quesito formulato, l'ASL Napoli 2 Nord, per il tramite della Direzione Sanità della Regione, ha rappresentato che a seguito di richiesta di parere avanzato all'ARAN, l'ARAN ha formulato il suo parere
e la UOC Gestione Risorse Umane dell'AS Napoli 2, sulla scorta di questo parere, ha nuovamente esaminato il possesso del requisito specifico di ammissione di cui all'articolo 2 lettera D del bando di concorso di tutti e 22 candidati utilmente collocati nella vigente graduatoria di merito approvata con delibera 1406 del 2022 per la qualifica di dirigente ingegnere o architetto del ruolo professionale tecnico e che l'esito dell'istruttoria ha confermato la posizione di idonei dei prefati candidati nella graduatoria di merito. Quindi la graduatoria vige. Alla luce di quanto sopra, la stessa unità operativa complessa gestione risorse umane dell'ASL ha già predisposto le note di assenso dei singoli con conseguenziale trasmissione dei nominativi con annessi dati e recapiti di tutti i candidati idonei utilmente collocati nella richiamata graduatoria da trasmettere alle aziende sanitarie che hanno avanzato formale richiesta di utilizzo della graduatoria di merito di interesse. Quindi diciamo che nel giro di pochissimi giorni si risolve il problema per tutti e 22 perché ci sono le richieste da parte delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere. Grazie. Concedo la parola al collega Iovino che può effettuare una replica di 2 minuti. Prego. Beh, innanzitutto ringrazio come sempre l'assessore Marchiello per la velocità, la tempestività, ma soprattutto per la capacità di sintesi rispetto a quella che è la visione e l'applicazione di questa, come dire, necessità che è quella dei tecnici in particolar modo. Se lei mi dice che c'è già in atto da parte di una serie di ASL che coprano tutte e 22, perché poi alla fine non è che devi coprire un pezzo sì e un pezzo no, perché ci potremmo trovare in una condizione in cui, avendo fatto un'azione di verifica post e non ante, perché poi alla fine la verifica ante è responsabilità di chi ha valutato l'accesso, post di chi stava per, in un certo qual senso, poi mettere o in un sistema di idoneità o di vincitore i candidati. Quindi questo che cosa genera? Che se riusciamo a collocarli tutti e 22, la graduatoria ancora vige, non ci vorremmo poi successivamente la questione, sono passati dei mesi rispetto ai quali potevo essere chiamato e non mi hanno chiamato. Cioè diciamoci proprio le cose nella maniera più semplice, che questo loro vogliono sapere. Quindi se la garanzia è che abbiamo avuto più di 22 richieste o abbiamo avuto anche solo 22 richieste, poi sarà un problema in ordine di arrivo di accettare oppure no, se uno va a, che ne so, alla fine tra il confine tra il Molise e la Campania, se va là, quello poi sarà un problema dei candidati, non attiene a noi, ma noi in un modo solerte ma anche attento siamo riusciti in un certo qual senso a sbloccare e a garantire la legittimazione e l'espletamento di un concorso che vede comunque dei bravi professionisti, alcuni di loro li ho conosciuti oggi, altri li ho conosciuti bravi giovani, volti al lavoro, alcuni di loro sono già impegnati, quindi lasceranno altri posti di lavoro e daranno la possibilità ad altri, agli enti di appartenenza, di espletare nuovi concorsi, quindi di creare altri spazi occupazionali. Questo era il risultato che noi volevamo, con molta, come dire, responsabilità, ma con anche grande attenzione, continueremo su questo passo, non vi abbandoniamo né l'amministrazione né tantomeno io, vi continuerò a seguire da questo punto di vista. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie. Passiamo adesso all'interrogazione del Registro Generale 271/2 avente ad oggetto governo delle liste d'attesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale. Criticità a firma della consigliera Ciarambino. Concedo la parola al consigliere Cascone, in luogo della consigliera Ciarambino, che non può illustrarla perché sto presiedendo, facente parte del medesimo gruppo consiliare, che può illustrare l'interrogazione per 1 minuto e che ringrazio per la disponibilità. Grazie Presidente, e sono onorato che la consigliera l'onorevole Ciarambino ha pensato a me per illustrare il suo punto, sarò brevissimo. Lo scorso anno il Consiglio regionale ha approvato la mozione 116/4 undicesima a firma Ciarambino che mirava a migliorare e razionalizzare l'offerta di prestazioni sanitarie ambulatoriali, le quali comprendono visite, esami di laboratorio, radiografie, TAC, risonanze, per le quali negli ultimi anni, anche a seguito della crisi pandemica, si sono verificate importanti criticità nell'accesso da parte di cittadini anziani, fragili, cronici e persino oncologici che non riuscivano a sottoporsi a necessari controlli né nel pubblico né nel privato se non a pagamento.
Con la mozione citata si impegnava la Giunta, tra l'altro, a far funzionare i servizi diagnostici a pieno regime, con possibilità di apertura anche nelle ore serali e durante il fine settimana, ed a valutare la performance dei direttori generali prioritariamente sulla capacità di superare le criticità legate ai lunghi tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. In quest'ultimo anno la Giunta regionale ha intrapreso un virtuoso percorso di riordino di tutto il sistema dell'offerta sanitaria in Campania e ha prodotto numerosi atti con i quali ha determinato il fabbisogno reale delle prestazioni sulla base di criteri epidemiologici, ovvero sulle condizioni di salute dei cittadini, l'incremento dei punti di offerta pubblici, visto che l'85% delle prestazioni erogate negli scorsi anni dai privati erano un'anomalia insostenibile per il servizio sanitario campano e che nelle altre regioni vi era maggiore equilibrio tra offerta pubblica e convenzionata, l'accreditamento come prescrittori degli specialisti alla piattaforma che consente loro nei percorsi di follow-up di prescrivere direttamente gli esami e le cure successive senza dover rimandare il paziente al medico di base per ottenere l'impegnativa, con l'attivazione dei day services oncologici, i pazienti in procinto di sottoporsi alla chemioterapia possono ora praticare le indagini di laboratorio prodromiche e successive alla terapia direttamente nel centro dove sono presi in cura senza dover peregrinare alla ricerca di laboratori convenzionati autonomamente il giorno prima. Sono stati implementati moltissimi punti di prelievo di laboratori pubblici dei distretti sanitari che accettano pazienti senza prenotazione anche di sabato, ospedali pubblici come ad esempio il Monaldi, che avevano i servizi diagnostici dedicati solo ai pazienti ricoverati, hanno aperto le porte ai pazienti esterni che possono effettuare esami, radiografie, TAC, eccetera, in tutti i giorni della settimana. L'obiettivo più rilevante della Regione è stato in tale ambito la digitalizzazione del contesto sanitario campano attraverso il completamento ed il potenziamento del sistema informativo Sanità Campania Sinfonia, che avrebbe dovuto essere la chiave di volta per migliorare l'erogazione dei servizi sanitari e consentire ai cittadini di ricevere le prestazioni nel più breve tempo possibile, ottenendo l'abbattimento delle liste d'attesa e più vicino possibile ai propri luoghi di vita abituali attraverso il CUP unico regionale. Il sistema avrebbe dovuto garantire uniformità di prestazioni su tutto il territorio regionale senza distinzioni di luoghi, generando una sanità diffusa e non concentrata in pochi centri erogatori. L'attivazione della piattaforma CUP unico regionale ha consentito a tutti i cittadini da casa o anche con il telefono cellulare di consultare l'offerta ambulatoriale in tutta la regione e di prenotare in autonomia. Considerato che ad un anno dall'attivazione a pieno regime della piattaforma CUP unico regionale, tuttavia permangono alcune criticità che sono suscettibili di un'accurata valutazione al fine di consentire le revisioni organizzative più adeguate al contesto, molte agende risultano chiuse, cioè non è possibile prenotare neanche per date a lunghissima scadenza, prestazioni per cui sono arruolati moltissimi specialisti su Mai, come in tutto il territorio di pertinenza di un distretto dell'intera ASL. Moltissimi cittadini ancora non trovano risposte adeguate negli ambulatori pubblici e i privati convenzionati già dopo i primi 10 giorni del mese asseriscono di aver esaurito il budget mensile e chiedono ai pazienti di acquistare le loro prestazioni in regime privato. Purtroppo 10 è una previsione ottimistica, mi consento di dire, perché spesso sono 7-8. Da segnalazioni pervenute si apprende che permane una massiva sottoutilizzazione degli ambulatori pubblici, che a fronte di lunghe liste di attesa si presentano i cittadini talvolta deserti o con scarsissima affluenza. Tale distonia potrebbe facilmente essere risolta con un recall dei pazienti prenotati o tramite notifica dell'ingiunzione di pagamento del ticket per tutte le prestazioni prenotate e non fruite. Rilevato che sia indispensabile che la Regione monitori in progress l'efficacia organizzativa dell'offerta pubblica e coerentemente ai bisogni di salute effettivi riconfiguri l'offerta incrementando le prestazioni erogate, rendendo attrattivi ed efficienti gli ambulatori pubblici e promuovendo campagne di comunicazione e promozione dei servizi resi, sia indispensabile che la Regione adotti un modello di verifica efficace che consenta di migliorare la flessibilità dell'offerta e la produttività degli erogatori pubblici per superare la circostanza che a fronte di liste di prenotazione lunghissime debbano poi riscontrarsi ambulatori deserti.
sia indispensabile che si verifichi il rispetto degli impegni assunti dai direttori generali per il superamento delle criticità legate ai lunghi tempi di attesa, che costituiscono prioritario elemento della loro valutazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 bis, comma 7 bis del decreto legislativo 30 dicembre 92 numero 502 e successive modifiche. Sia necessario completare le attività contemplate nel progetto CUP unico regionale con l'inserimento delle agende dei centri privati convenzionati. Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, si chiede di sapere quali determinazioni si intendano adottare al fine di dare completa attuazione alle misure previste dal piano di governo delle liste di attesa, incrementare la produttività degli ambulatori pubblici e verificarne l'efficienza e rendere accessibili e trasparenti le agende di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale offerte da erogatori privati convenzionati. Grazie. Concedo la parola all'assessore Marchiello in luogo del presidente della giunta regionale per una risposta di 3 minuti. Prego, assessore. Grazie, presidente. Allora, questa è la risposta della direzione sanità. La regione Campania negli ultimi anni ha avviato una serie di interventi volti a migliorare e uniformare l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale in conformità a quanto indicato dalle linee guida ministeriali per il governo delle liste di attesa. In particolare, a luglio del 2022 si è concluso il percorso di consolidamento e razionalizzazione del centro unico di prenotazione su tutte le aziende sanitarie pubbliche della regione Campania. La centralizzazione dei dati, grazie al CUP unico regionale, fornisce alla Regione anche la possibilità di monitorare i volumi di prestazioni erogate in regime istituzionale e in regime di libera professione. È attualmente in corso l'estensione del CUP unico regionale a tutte le strutture private accreditate al fine di consentire la gestione centralizzata di tutta l'offerta regionale e standardizzare il processo di prenotazione per tutte le strutture sanitarie. Il piano di avvio ha previsto l'ingresso delle strutture afferenti alle branche di diabetologia, cardiologia e branca visita per un totale ad oggi di 115 strutture attive sul CUP unico regionale. Ad agosto sarà previsto l'ingresso anche della medicina nucleare e a seguire della diagnostica e delle restanti branche. Inoltre, al fine di agevolare l'abbattimento delle liste di attesa, la Giunta regionale, con deliberazione 379 del 29 giugno del 2023, ha aggiornato il piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa. Tale piano operativo prevede risorse per il recupero di prestazioni prenotate durante la pandemia e non erogate, quindi recuperiamo questi fondi, nonché la possibilità di utilizzare i fondi residui per l'abbattimento delle liste di attesa correnti. Però il tutto si farà quando il CUP funzionerà a pieno regime anche per i privati, credo nello scorcio di quest'anno. Grazie assessore, concedo la parola al collega Cascone che ha il diritto di replica per 2 minuti. Sì, no, sarò brevissimo, Presidente. È chiaro che stiamo parlando di una tematica molto delicata, molto importante, perché scontriamo con i disagi e spesso i patemi d'animo di malati, di persone che non possono aspettare. Mi riferisco in particolare per esperienze vissute di malati oncologici che purtroppo non possono stare in lista d'attesa per indagini che riguardano la propria salute. È chiaro che con l'integrazione del sistema, nel sistema CUP unico regionale delle attività anche dei privati si avrà un quadro più chiaro e credo che questi dati andranno analizzati e andranno approfonditi per cercare di migliorare lo stesso CUP e per cercare di creare una banca dati che consenta di pianificare e di dare un indirizzo su una tematica così delicata che è di vitale importanza per la stragrande maggioranza degli utenti che fanno ricorso a queste misure. Grazie. Grazie collega. Passiamo allora all'ultima interrogazione della giornata, registro generale 277/2, avente ad oggetto caso della farmaceutica Camerota, dispensari farmaceutici di natura ordinaria, a firma del consigliere Cascone, cui concedo la parola per un'illustrazione di 1 minuto. Grazie Presidente.
con la legge regionale numero 35, articolo 9 del 3 agosto del 2020, che modifica la legge regionale del 6 maggio 2013, i dispensari farmaceutici dichiarati ordinari cessavano di esistere. In rispetto di tale norma, l'istituzione di dispensari farmaceutici può essere disposta unicamente qualora ricorra una delle ipotesi espressamente previste dall'articolo 1 della legge regionale 221 del 68, cioè provvidenze a favore dei farmacisti rurali. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni normativamente previste, i comuni predispongono i provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che, anche se istituiti prima dell'entrata in vigore della disposizione, risultano operare senza che ricorra alcuna delle ipotesi indicate dal comma 54 bis. Nel comune di Camerota, nello specifico, viene a decadere anche l'articolo 1 della legge 221 del 68, che prevede che nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla precedente lettera B, ove manchi o non sia aperta la farmacia prevista nella pianta organica, con decreto del medico provinciale devono essere istituiti dispensari farmaceutici, giacché allo stato attuale in questo comune insistono ben 4 sedi farmaceutiche per appena 7.000 abitanti. Tuttavia, a distanza di 3 anni dall'entrata in vigore della legge, l'amministrazione comunale non ha mai ordinato la chiusura di questi dispensari ordinari, che continuano a fungere da vere e proprie farmacie in un contesto dove non vi è carenza di farmacie, consentendo l'unico gestore a continuare ad esercitare la propria attività di impresa in violazione delle predette prescrizioni. Siccome tale vicenda è stata anche oggetto di gravame tra la Regione, il Ministero della Salute, il Comune di Camerota e il gestore, definitosi con sentenza del Consiglio di Stato 6633 del 2023, si interroga il Presidente della Giunta per conoscere quali iniziative concrete di competenza la Regione intenda intraprendere al fine che venga disposta l'immediata chiusura di detti dispensari farmaceutici, che ad oggi non hanno più motivo di esistere stante le prescrizioni previste dalla normativa vigente. Grazie. Concedo la parola all'assessore Marchiello in luogo del Presidente della Giunta regionale per una risposta di 3 minuti. Prego, assessore. Grazie, Presidente. In merito al quesito posto, questa è la risposta della Direzione Sanità. Si premette che la vicenda attinente al dispensario farmaceutico del Comune di Camerota, frazione Lentiscosa, si inserisce in un'annosa e datata vicenda giudiziaria che ha avuto inizio negli anni 90 e che si è conclusa con la sentenza del Consiglio di Stato 6633 del 2023, con la quale sono state definite le questioni sollevate in merito agli atti che hanno determinato il nuovo assetto della distribuzione degli esercizi farmaceutici nel territorio del comune interessato. A riguardo, l'ufficio competente in materia ha predisposto una dettagliata relazione ricostruttiva a disposizione del consigliere interrogante, evidenziando che l'istituzione del dispensario è giustificata a condizione e condizionata ex legge dalla inesistenza o dalla mancata attivazione della farmacia prevista in pianta organica e costituisce un presidio suppletivo rispetto a quello primario delle farmacie, con il solo fine di garantire l'assistenza farmaceutica minima alla popolazione. La compresenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve ritenersi esclusa, in quanto viene a contraddire la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario, risultando la stessa, tra l'altro, confliggente con la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, che deve rispondere ai principi ispiratori della normativa statale. L'ufficio competente della politica del farmaco della Giunta regionale ha garantito la copertura del servizio farmaceutico sul territorio comunale di Camerota, procedendo all'assegnazione della sede farmaceutica al legittimo titolare e ribadendo più volte di disporre la chiusura del dispensario farmaceutico. In particolare, la sede farmaceutica di Lentiscosa, inserita nel novero delle sedi concorsuali disponibili nell'ambito del concorso ordinario indetto con decreto dirigenziale 75 del 2015, è stata aperta in data 30 marzo 2021 dalla vincitrice del detto concorso. L'ufficio competente in materia di politica del farmaco ha ribadito con nota 24/81/37 del 7 maggio del 2021 la necessità della chiusura del dispensario illegittimamente aperto, evidenziando che non appaiono sussistere le condizioni previste dalla legge per la coesistenza di farmacia e dispensario sul territorio di Camerota.
Il Comune di Camerota ha dato seguito a quanto richiesto e sollecitato dalla Regione, disponendo la chiusura ad horas del dispensario con ordinanza sindacale del 19 maggio del 2021, anch'essa oggetto di contenzioso azionato dal gestore del dispensario farmaceutico. Tutti gli atti comunali che definiscono l'assetto della distribuzione del servizio farmaceutico sono stati confermati dalle pronunce giudiziali, da ultimo con la sentenza del Consiglio di Stato 6633 del 2023. La Regione assicura in ogni caso il proseguimento dell'attività di controllo, monitoraggio e indirizzo nei confronti dell'ente comunale. Giusto per, è un po' come il caso di prima della questione del Collana. Se ci sono leggi che consentono di far perdere tempo, e parlo a un uomo che sa che cosa significa guidare un ente, purtroppo bisogna procedere secondo quello che decidono i magistrati, non è che possiamo andare lì, fare, dire. Comunque io ho qui la relazione che mi ha mandato il dirigente, dove c'è un'ampia illustrazione di tutto quello che stanno facendo. Grazie, concedo la parola al collega Cascone per una replica di 2 minuti. Allora, ringrazio l'assessore Marchiello perché come sempre riesce ad essere concreto nelle risposte e voglio soltanto evidenziare che questa interrogazione risponde ad un grido di allarme di chi opera sul territorio e che vorrebbe essere riconosciuti i propri diritti, perché se il dispensario è un qualcosa che viene normato dalla Regione e deve rispondere a delle esigenze e dei requisiti stabiliti dalle norme, andare in deroga a queste norme in maniera arbitraria sembra una negazione del diritto di chi invece fa del rispetto delle leggi la propria quotidianità. Il Comune di Camerota, con nota del 2020, rispondeva di non aver adottato alcun provvedimento di chiusura dei dispensari in essere, giustificando ovviamente con l'emergenza Covid. Nei successivi 2 anni diciamo che la situazione è rimasta quella che è, e il paradosso e mi riferisco ovviamente anche al collega presidente Ciarambino, che questi dispensari potrebbero beneficiare anche di misure approvate di recente da questo Consiglio regionale, quando abbiamo previsto per legge la concessione di contributi alle farmacie rurali. Quindi potremmo ricadere in un paradosso che io avevo già evidenziato in Consiglio in quell'occasione, allorquando, nonostante avessimo pianificato, come diceva il presidente Alaia, un budget per la concessione di questi contributi a farmacie rurali, perché avevamo ben presente qual è il numero massimo di farmacie rurali presenti in Regione Campania. Purtroppo queste iniziative, spesso fatte dai sindaci, non so se questo è il caso, ma anche quella di dispensari ordinari motivati con giustificazioni di temporaneità, di stagionalità e di eccezionalità, poi diventano l'ordinarietà, e questo va in barba alla concorrenza, soprattutto in aree dove non c'è una densità abitativa che consenta di raggiungere un quadro economico sufficiente a sostenere le spese di gestione, le spese quotidiane. Quindi l'interrogazione rispondeva proprio a questa esigenza di verificare se come Regione avessimo adottato tutte le precauzioni per garantire la libertà di impresa e il rispetto delle norme regionali. Ringrazio ancora l'assessore Marchiello per la risposta. Grazie, allora abbiamo concluso le interrogazioni, dichiaro chiusa l'odierna seduta di Question Time.